A nemmeno 40 metri comparve un ufficiale austriaco. Era giovanissimo, poteva avere 18 anni. Poggiai bene i gomiti a terra e cominciai a prendere la mira. L'ufficiale austriaco accese una sigaretta. Quella sigaretta creò un rapporto improvviso tra me e lui. Appena ne vidi il fumo, anch'io sentii il bisogno di fumare. Questo mio desiderio mi fece pensare che anch'io avevo delle sigarette. Fu un attimo. Il mio atto del puntare, che era automatico, divenne ragionato. Dovetti pensare che puntavo contro qualcuno. L'indice che toccava il grilletto allentò la pressione. Pensavo. Ero obbligato a pensare. Certo, facevo coscientemente la guerra e la giustificavo moralmente e politicamente. La mia coscienza di uomo e di cittadino non erano in conflitto con i miei doveri militari. La guerra era per me una dura necessità, terribile, certo, ma alla quale ubbidivo come ad una delle tante necessità ingrate, ma inevitabili, della vita. Che io tirassi contro un ufficiale nemico era quindi un fatto logico. Avevo il dovere di tirare, sentivo che ne avevo il dovere. Se non avessi sentito che quello era un dovere, sarebbe stato mostruoso che io continuassi a fare la guerra e a farla fare agli altri. Avrei potuto tirare 1.000 colpi a quella distanza senza sbagliarne uno. Questa certezza mi rese esitante. Avevo di fronte un uomo. Ne distinguevo gli occhi e i tratti del viso. La luce dell'alba si faceva più chiara ed il sole si annunziava dietro la cima dei monti. Tirare così a pochi passi su un uomo come su un cinghiale. Cominciai a pensare che non avrei tirato. Condurre all'assalto 100 o 1.000 uomini contro altri 100, altri 1.000 è una cosa, ma prendere un uomo, staccarlo dagli altri e dirgli: stai fermo che adesso ti sparo, ti uccido. Un'altra cosa. Uccidere un uomo così e assassinare un uomo. Io stesso che ho vissuto quegli istanti, non sarei ora in grado di rifare l'esame di quel processo psicologico. È un salto che io oggi non vedo più chiaramente. E mi chiedo ancora come, arrivato a quella conclusione, io pensassi di far eseguire a un altro, al caporale, quello che io stesso non mi sentivo la coscienza di compiere. Non sparammo. Rientrammo carponi verso la nostra trincea. Il caffè era già distribuito e lo prendemmo anche noi.